Ma lei ha detto che si sente un po' disturbata quando continua a sentire che non si capisce la differenza tra scuola pubblica, statale e paritaria, il fatto che sono entrambe riconosciute. Esatto, viene praticamente, ma anche dal mondo scolastico statale, considerata la scuola paritaria come fosse privata e quindi c'è una visione d'insieme di servizio pubblico, ma c'è diciamo, la preoccupazione che questi fondi, se fossero stati devoluti alla scuola statale, avrebbero potuto mantenere una qualità diciamo, di servizio più elevata. E quindi c'è all'interno del servizio pubblico una guerra diciamo, fra queste due fazioni, il che non va bene, perché svolgono entrambe diciamo, un grande sostegno e un grande servizio pubblico. Una cosa, dal suo punto di vista professionale, umano e esperienziale, lei è preoccupata per il futuro della scuola italiana? Ma io ho visto e ho anche ormai capito che ci sono, quando ci sono proposte veramente significative, queste riescono a superare gli scogli anche delle contrapposizioni politiche. Le faccio un esempio. Sicuramente pensi quando è stata proposta l'autonomia della scuola. L'autonomia, che era un'idea rivoluzionaria all'epoca, ha superato direi tre governi di colori diversi. L'altro elemento, la modifica al titolo quinto della Costituzione, con il deferimento alle regioni di valori forti, sta per essere attuata. E poi, per quanto riguarda ancora altri elementi, tipo alternanza scuola-lavoro, sto pensando anche al fatto dell'importanza del riconoscimento dei crediti formativi degli studenti in vista degli esami di Stato. Quindi ci sono, quando le idee sono buone e sono leggi che sono efficaci per la nostra società, sicuramente si va avanti. E questa riforma è una riforma efficace, quindi. Guardi, sicuramente l'istruzione tecnica ha completato il suo iter, era partito col precedente governo e si concretizza nell'attuale. Sono scuole veramente per l'innovazione e il cambiamento. Punto a mio avviso un po' difficile quindi, e l'obiettivo quindi particolarmente ostico da conseguire è perché poggia sulla capacità innovativa degli insegnanti e quindi se non si va a raccordare con degli incentivi e riconoscimenti io cambierei lo stato giuridico degli insegnanti perché le idee sono buone, però occorrono anche gli strumenti per attuare il tutto.